La Chabarra, all'epoca mia, era già intorno ai 70. Faceva tutte le materie letterarie del quarto e del quinto ginnasio: italiano, latino, greco, storia, geografia. Ce l'avevamo minimo per 4 ore al giorno, spesso tutte e cinque. E lei non voleva sapere niente. Entrava in classe con l'espressione di quella venuta con le armi in pugno per esercitare il comando e la giustizia. Parlava un italiano senza nessuna inflessione. Spietato, asettico, impersonale. E se qualcuno avesse accennato a giustificare per mezzo di parole un'impreparazione, opponendo che il giorno prima si era trovato al pronto soccorso, operato d'urgenza di colecisti, o gli era in corso un lutto in famiglia, era morto il nonno, lo zio, era rimasto orfano di padre e madre durante la notte, avrebbe imparato a sue spese che alla Sciabarrà non gliene fotteva niente. E le avrebbe appreso ascoltando l'unico glaciale commento di cui era capace prima di schiaffare tre sul registro. Ma saziatevi di camomilla la sera, anziché venire in classe al mattino con simili scuse puerili, con siffatte motivazioni psicologiche da rotocalco. E poi, PEM! Perché la Sciabarrà era un tipo algido, terrorizzava con gli occhi la postura. Ma da qualche parte, nella profondità delle sue viscere, era abitata da una fonte magmatica. Certe manate che i piedi della cattedra cigolavano. Noi che nel silenzio sentivamo lo spostamento dell'aria, il fischio prodotto dal suo arto superiore sinistro, mentre lo sollevava per poi farlo ricadere di taglio, come una judoka, su quella sottile membrana di formica che ricopriva la cattedra. E allora correvamo a ripararci sotto i banchi, nell'attesa che lo stormo di bombardieri passasse, nella speranza che le macerie non ci imprigionassero dentro al nostro stesso rifugio. La fine dei sorci. Faremo la fine dei sorci, ci ripetevamo l'uno con l'altro quando sentivamo quel fischio. Mario Figlio, lei, la Sicilia è un'isola per modo di dire, sarà nostro ospite il 25 febbraio alle 18. Vi aspettiamo.